Attenzione. un menagramo pazzesco a questo punto. Non è facile, perché il virus ci ha fregato veramente in tante situazioni e quindi cioè, è facile fare il menagramo e dire poi ci è andata bene, no? Questo è quello che mi trovo davvero in difficoltà. Ho visto delle proiezioni a 4 settimane di alcuni bei modelli matematici che colleghi epidemiologi stanno mettendo a E punto, cosa che fanno dicono? vedere questo incremento, quindi di valori che potranno Ma arrivare a 20, 30, quell'incremento 40. esponenziale che abbiamo già conosciuto? Potremmo arrivare a un 30-40 mila, insomma, verso Natale, valori che ci vedono ancora messi meglio, tra virgolette, rispetto ad altre nazioni, però questo incremento io temo ci sarà. Questo è. Vedremo quanto è la tenuta complessiva e quali eventuali variazioni sul tema alle già per noi più stringenti azioni, perché di fatto quello che sta facendo la Germania, il piano B dell'Inghilterra che è rimasto nel cassetto di Boris Johnson, in realtà non sono altro che elementi che noi già attuiamo e che ci hanno permesso di mitigare e tenere un Questo po' più a freno effetto, diciamo, questa questo nuova effetto ondata. di colpo di Dopodiché coda 30-40 naturale. mila di un anno fa dovrebbe avere una ridondanza diversa sugli ospedali, sulle terapie intensive, Assolutamente. perché abbiamo il vaccino. Mi dica di E sì, questo professore. è questa la differenza, ma anche nelle altre nazioni dove si sono ben vaccinati quella proporzione non c'è più e ancora adesso possiamo dire che i tre quarti delle persone ricoverate sono non Ok, vaccinati. Quindi questo dopodiché. è